c'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'estadio do Dragao sorge a Oporto, una città di mare. Non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da cinque centrocampisti. È un modulo che esalta le caratteristiche di quei giocatori esterni abili sia in difesa che in attacco. Ma qui è il centrocampista centrale l'uomo di equilibrio per antonomasia. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retroguardia, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampo. D'utilità, piedi buoni e volontà di correre dove c'è più bisogno sono caratteristiche fondamentali in questo caso. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Ben Ali. Marrone. Ben Ali. Luperto. Reca. Provano a ripartire da dietro. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Calcio di punizione per il Crotone. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione. Buona deviazione del portiere. Simi! E c'è il gol del Crotone! E arriva così il gol del vantaggio. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Freuler. Sulla destra. L'Atalanta. E Genoa fanno. Dovranno cercare di rientrare in carreggiata. Beh, Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Palomino. C'è la palla lunga, in avanti. Muriel. Zapata. Occasione da rete. Va in rete. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Perfetta parità dunque. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto.
prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Vediamo se può capitalizzare. Simi! Freuler. Atebur si spinge in avanti sulla destra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca di lanciare il compagno. Duván Zapata non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. C'è il cross. Prova a verticalizzare. Cerca lo spunto! Mettila giù! Freuler. Prova a giocarla in profondità. Zapata. Duván Zapata. Allarga il gioco sulle fasce. Muriel con un'opportunità. Attenzione al tiro! E c'è il gol dell'Atalanta! E adesso possono tornare a controllare il match. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Attento! Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Cerca la profondità. Spazza il più lontano possibile. La butta via e fa respirare la difesa. È stato un bel primo tempo. L'Atalanta completa la rimonta con personalità e adesso la partita cambia faccia. Termina così il primo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. Calcio di punizione per l'Atalanta. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Alejandro Gomez. Ben Ali. Riesce a rubargli il pallone. Pedro Pereira. Calcio di punizione per il Crotone. Calcio di punizione per l'Atalanta. Sostituzione di giocatore. Numero 17. Lascia il campo per il numero 8. Superiore. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Romero. Alejandro Gomez. 15 minuti nel secondo tempo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
Fa sport qui, deve tirare. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Pasalic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Zapata! Una conclusione straordinaria! Questo è un gol stupendo! Stupendo! Ora doppio vantaggio per loro. Conclusione potentissima e portiere battuto. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Pallone lungo in verticale. La butta in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. L'appoggia sulla fascia. Alla peggio nello scontro di forza. Calcio di punizione per il Crotone. Salta e colpisce di testa. È arrivato bene sul cross. Conclusione così così, per la verità. Ha messo in mezzo un cross fantastico. Peccato che il compagno non l'abbia sfruttato meglio. Alejandro Gomez. Ottimo pallone in profondità. Quest'errore potrebbe essere Zapata. E hanno segnato ancora. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida coi difensori avversari oggi è decisamente vinta. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ecco Zapata. La gioca all'indietro. Lancio lungo del portiere. Gioca con un pallone lungo. Passaggio in avanti nello spazio. E trova il compagno. Attento. Un intervento impeccabile. Reca. Ancora 4 minuti da giocare.
Cigarini. Costringe l'avversario al fallo. Cerca il numero. Sono libero. Cigarini. Via. Ha calciato forte. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Che tipo di partita hai visto? L'Atalanta era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato...